Ci può lasciare un commento per il Tirreno? Di come ha visto la situazione? Ci vuole un progetto grosso e ci vuole anche soldi. Ora, incaricheremo il sindaco e anche la provincia di predisporlo. E poi io ho parlato con il prefetto Gabrielli e ho chiesto nuovamente dei fondi. Se non ce li metterà lo Stato, ce li metterà la Regione. Quindi un impegno lo prende, insomma, sì, anche per questa zona. Poi ci vorrà del tempo, non è che fanno un giorno, a me fa questa roba. L'importante sarebbe partire. L'importante sarebbe avere un bel progetto. L'ha trovata più critica rispetto a altre situazioni? Ce ne sono tante di situazioni critiche in Toscana. Io voglio dire solo questo, che noi abbiamo utilizzato tutti i fondi che non erano spesi per la regimazione idraulica, 150 milioni circa, più ci abbiamo messo altri 50 milioni dei nostri con l'ultima milione. Per il 2014 abbiamo messo altri 50 milioni come Regione Toscana. Avevo chiesto al governo di mettercene altrettanti, altri 50. Il governo ne ha messi 40, ma per tutto il territorio nazionale, il che è una cifra ridicola. Significa che a noi 40, 4 per 7, 28, ce ne tocca 3 nemmeno. Noi insisteremo perché non si può morire affogati per massimo. Bisogna che l'Europa lenti i vincoli. Sì, però ora si passa. Bisogna che si trovino i soldi per mettere a posto l'assetto del territorio. Bisogna non murare più nei posti sbagliati, anche questo è un altro punto fondamentale. Noi come regione si è fatto delle leggi, come sapete, importanti su tutto questo. E bisogna lavorare tutti insieme. Va bene, ringrazio.